Oggi tutto è immediato, è veloce, è ovunque. In qualsiasi momento, in modo quasi magico, si possono vedere e ascoltare migliaia di persone in tempo reale. Basta seguire le loro live. Io paragonerei le live ad una diretta televisiva, ovvero nel momento in cui tu inizi una live, inizia con peronazione che gli altri vedono direttamente nel momento in cui tu la stai facendo. Una diretta TV che però può fare chiunque, da qualunque posto e per qualunque motivo. Che conseguenze ha tutto questo? Io sono Luca Ferrario, mi occupo di cinema e comunicazione. Questo è Boomer si nasce, un podcast che ci aiuta a capire meglio la generazione Z e come la vita dei ragazzi e delle ragazze di oggi si intreccia all'uso di internet e dei social media. 6 puntate in cui sono proprio i più giovani a farci da guida e a raccontarci le loro esperienze online e offline. La serie fa parte del progetto Educa Immagine ed è realizzata in collaborazione con Cora Media. In questa puntata mi interessa approfondire cosa si può fare con questo superpotere delle live, come le usano gli influencer e soprattutto come le usa la nuova generazione. Come d'abitudine coinvolgo alcuni ragazzi e una persona esperta. Per un primo giro di spiegazioni partirei da Cesare, che ha 17 anni. Cioè, fare una live breve è mostrare in tempo reale quello che stai facendo, che può essere fai una live in cui non fai niente, ti stai preparando per andare a fare una serata, ragazzi o ragazze che si truccano, o magari anche uno streamer, che sono personaggi pubblici che si fanno vedere mentre giocano qualche videogioco di tendenza di solito e così acquisiscono spettatori. Sentiamo anche Anna Maria, che invece di anni ne ha 18. Vabbè, poi le live, a parte che vengono fatte sui social, ma ho notato che non sempre solo i personaggi famosi, creator, tipo gli streamer fanno le live, anche le persone, tra virgolette, normali, ok? Qualsiasi cosa stai facendo, tu la vuoi far vedere agli altri, ti metti lì con il telefono, fai vedere quello che stai a fare, magari agli altri non gliene frega neanche niente, però non lo so, tu vuoi fare la live, la fai e la gente ti guarda stranamente. Quindi possiamo dire che la generazione Z ne guarda parecchie di live. A me capita molto spesso di guardare live per quanto riguarda beauty, creator, oppure vedo che i miei fratelli guardano molto le live dei gamer, quindi vedono come si fanno magari alcuni livelli di alcuni giochi, o per esempio io, no, che guardo le beauty creator, vedo magari come si fa quella linea d'eyeliner, come fare quella sfumatura, e penso che sia una cosa anche positiva, perché così io posso imparare tramite loro. Ed è strafigo, secondo me. Ma perché guardare questa cosa live invece di un video, di un più classico tutorial su YouTube, per esempio? Lo guardo live perché posso avere un'interazione con il creator in questione, perché posso tramite la chat che c'è nella live parlare con lei barra lui e chiedergli dei consigli e lui mi può rispondere. Ho capito. Allora è come se fosse una diretta TV ma interattiva. Prima di proseguire apro solo una piccola parentesi per i boomer all'ascolto. Dei termini influencer, creator, gamer e streamer parleremo ampiamente nelle prossime puntate. Ora ascoltiamo di nuovo Cesare. Io facevo parte di quelli che guardavano tantissime live di gaming, però 3-4 anni fa, e adesso ho provato a riguardarmi il profilo di questo creator che guardavo 4 anni fa e mi viene da piangere, perché era la cosa più noiosa e imbarazzante che avessi mai visto. E lo guardavo ogni giorno tornato a casa da scuola, invece che pranzare mangiavo le gocciole e guardavo 4 ore di live finché non arrivava mia madre per nascondere il tablet. Per contestualizzare meglio ed essere il più chiari possibile, Anna Maria, dove si possono seguire tutte queste live? Io guardo più live su TikTok perché io mi ritrovo sempre su quella piattaforma.
Però penso che il social più indicato per guardare una live è Twitch, perché su Twitch ci sono diverse cose che puoi fare. A parte, vabbè, chattare come su tutti gli altri social, però tu ti puoi abbonare a quegli streamer e magari puoi vedere dei contenuti che gli altri non vedono perché ti sei abbonato. Sentiamo anche Letizia, che ha 16 anni. Lei l'abbiamo già ascoltata prima della sigla. Twitch in generale è la piattaforma principale su cui si guardano le live perché è dedita a quelle. Però personalmente, se una persona invece non vuole guardarsi la live intera, si guarda i frammenti su TikTok. Ok, allora abbiamo spiegato cosa sono le live e dove si fanno. A questo punto vorrei sapere se a voi ragazzi capita anche di farle o se preferite rimanere a guardarle. Io da più piccolina le facevo le live su Instagram con magari la mia migliore amica, soprattutto magari nel periodo del Covid che non avevamo niente da fare e quindi ci scrivevamo: amo, facciamo la live? E io: sì, vai, facciamo la live. E non facevamo niente, assolutamente niente. Mettevamo un po' di musica, chi entrava ci parlavamo, gli chiedevamo come stava. Basta, così, senza impegno. Però adesso, se lo dovessi fare, mi vergognerei tantissimo. Perché penso, perché lo dovrei fare? Non lo so, mi vergogno. È giunto il momento di coinvolgere l'esperta invitata per questa puntata. Chiara Maiuri è una psicologa clinica che si occupa di dinamiche legate agli adolescenti. Chiara, cosa ci puoi dire sull'uso delle live? Gli adolescenti lo usano come se fosse una videochiamata. Cioè, fondamentalmente ci sono dei momenti in cui loro attivano la live per vedere chi c'è, chi ha voglia di chiacchierare, chi ha voglia di confrontarsi con loro. A vedere la live sono le persone che ti seguono o che sono sul tuo canale in quel momento, a seconda delle piattaforme che utilizzi. Per esempio su Instagram, se hai un profilo privato, alla tua live potranno accedere solo i tuoi amici. Solitamente gli adolescenti lo usano in questo modo, hanno dei profili Instagram dedicati agli amici, i famosi Finsta, e attivano le live lì e quindi saranno solo i loro amici a poter accedere. Magari parliamo di 100-200 amici, in ogni caso, non di numeri piccolissimi. Per quanto riguarda invece i profili aperti, i profili di divulgazione, i profili appunto delle influencer, invece funziona che potenzialmente chiunque può accedere, ma quello è un uso diverso della live. Quindi c'è una forte parentela tra live e videochiamate. Beh, tra live e videochiamata cambia il fatto che comunque puoi entrare in live con massimo, cioè un massimo di persone, ok? Però tutti quelli che ti seguono ti possono entrare, chiedere, fare cose. Mentre nella chiamata devi stare solo tu e quelle determinate persone. E ogni tanto questa cosa, non lo so, non va bene. Magari vuoi divertirti con più persone, allora vai sul tuo profilo fake, quello spam, no? E sai che ci stanno tutti i tuoi amici, allora entri in live con una tua amica e poi dopo sotto, no, ci stanno tutti i commenti stupidi, senza senso, cose che potete capire solo voi, ed è più divertente, capito? Perché ti trovi lì, è come se fosse una sorta di casa virtuale, no? Tu magari non ti puoi vedere con quelle persone, quindi ti colleghi online e parlate tra di voi. Fermi tutti, perché Chiara e Anna Maria hanno fatto riferimento a profili Finsta, profili fake, profili spam. Ma che cosa sono esattamente? Sono semplicemente degli account Instagram paralleli a quello che uno ha già, dove magari si ha il profilo privato, quindi le altre persone non possono accedere se non dopo che tu le hai accettate. E quindi i ragazzi si tengono lì magari la cerchia un pochino più stretta di amici con cui vogliono condividere le cose più intime. Cesare, ma è vero? Voi ragazzi avete tutti più profili? Credo che la maggior parte degli adolescenti, in particolare italiani, abbiano due profili minimo. Profilo principale, che è quello che usi tutti i giorni, che ti seguono anche i genitori, magari gli blocchi anche le storie o qualcosa, ogni tanto gliele sblocchi, però comunque è il profilo che possono vedere i genitori.
Poi c'è il profilo secondario, che è lo spam o finsta o profilo sputtano, cioè sono un sacco di nomi, è il profilo nel quale ti seguono principalmente gli amici. E poi magari c'hai un profilo fake perché devi fare la richiesta a una tipa che ti interessa o per conto di un tuo amico, devi vedere qualcosa, queste cose qua. Magari c'hai un profilo inutile per gli scherzi, o ho conosciuto i miei amici che avevano un profilo per i genitori, quindi con tipo 200 follower e le foto tipo da boomer, tipo il selfie con scritto oggi andiamo in montagna. Era il profilo proprio per i genitori e dopo c'erano anche il loro altro profilo. Temo che molti genitori non saranno entusiasti di questo, me compreso, ma manteniamo la calma. Quindi, si entra a guardare le live che fanno gli amici sui loro cosiddetti profili spam o finsta per chiacchierare o ci sono anche altri motivi? Io entro nella live di quella persona perché mi interessa, voglio vedere, magari dice ma se c'ha degli impicci con un'altra persona io vengo a sapere tutto, capito? È anche un fattore, lui dice le cose, io le so, io so i fatti di tutti. Per chi ha fame di gossip è ottimo. E metti che fai una live, entra una ragazza con cui ti senti, sei solo contenta, magari cerchi, parlo come se fosse una ragazza, ma stessa cosa vale anche per un ragazzo, cerchi... Non dico di farti bello, comunque di metterti in mostra in maniera presentabile. Magari entra il tuo ex in live e magari anche sei con un tuo amico e scoppi a ridere, inizi a fare battutine sottovoce, guardi i commenti, magari dici qualcosa che lui dovrebbe sapere un po' velato per dargli fastidio. Se il tuo ex ragazzo ti segue la live vuol dire che lui non ti ha dimenticata, lui ti pensa ancora. I messaggi indiretti che puoi trasmettere tramite una live sono un po' gli atteggiamenti che assumi nel momento in cui vedi le persone che entrano, perché parlando di Instagram tu vedi il nome di chiunque entri e lo saluti. Ci sono dunque un via vai di persone e uno scambio di reazioni da cui si capiscono tante cose. Cioè, nel momento in cui entra quella persona, magari almeno succede con i content creator, che tutte le persone vedono che quella determinata persona con cui shippano il loro idolo è entrata nella live. Allora questo significa loro si stanno sentendo, loro non ce lo dicono ma si stanno sentendo, si vedono. Alto là, shippano il loro idolo? Cosa vuol dire shippare? Immagino non c'entri nulla con il rubare. Shippare significa io vedo due persone e dico wow, loro stanno benissimo insieme, loro devono stare insieme, se loro non stanno insieme il mio mondo crolla. Io sto parlando con lei, dico io shipperei Mario e Lucia, cioè per esempio io li shippo loro due, non è che a loro due vado a dire io vi shippo insieme, lo dico a un'altra persona per dire che io vederei bene insieme con le due persone. Ok, registrato in memoria anche shippare. Torno da Chiara Maiuri perché tutta questa vita sociale online mi fa pensare che rimanga meno spazio per la vita sociale di persona. Questo tipo di live tra gli adolescenti spesso si sostituisce alle relazioni interpersonali dal vivo. Utilizzare una live piuttosto che avere un rapporto interpersonale diretto e fisico in realtà comporta una differenza grandissima, nel senso che innanzitutto la live è sempre a portata di mano e questo può essere un bene o un male, no? Non devo mettere dell'impegno nel creare un appuntamento con qualcuno, nel recarmi in un luogo per incontrare qualcuno, mi basta aprire il cellulare e vedere chi c'è disponibile, che quindi da un lato sicuramente ha un aspetto positivo dell'essere sempre in contatto tra amici, ma toglie un po' il valore del prendere un impegno con qualcuno, dell'andare in un luogo fisicamente, e comunque la presenza fisica anche da un punto di vista psicologico ha un effetto diverso sulla persona, la possibilità di contatto, la possibilità anche solo di cogliere tutta una serie di segnali non verbali che dal vivo sono molto più semplici da cogliere per il nostro cervello che non all'interno di una live o comunque di una videochiamata. Quindi da una parte ci può essere una maggiore difficoltà nel capirsi quando si è a distanza. Dall'altra, proprio grazie alla distanza, magari certe dinamiche si semplificano. O sbaglio? Beh, diventa rilevante il fatto di poter
eliminare da una live qualcuno piuttosto che interromperla tu in qualsiasi momento ti senti a disagio, perché chiaramente si cambia un po' il peso di quello che dici, di quello che fai, ma anche di quello che dicono gli altri, che si possono permettere di dire, il fatto che ti puoi sottrarre immediatamente a un'eventuale frustrazione, che da un lato può essere una cosa buona, ma dall'altro vuol dire che appena sento qualcosa che non mi piace, io potenzialmente posso chiudere quella conversazione. Dal vivo questo invece richiede una maggiore fatica, un maggiore sforzo, una forzatura a interagire con l'altro anche per uscire da una situazione di frustrazione che di fatto è importante da apprendere nella vita. Mi sembra che queste dinamiche portino a un impigrimento, a un adagiarsi sulla facilità, sulla comodità di relazioni più leggere, che però poi hanno dei limiti. Chiara, cosa ne pensi? A me è capitato di avere pazienti che avevano amici che conoscevano soltanto attraverso live o attraverso il gaming, per cui poi si parlano, si sentono, e che si facevano bastare quello e non uscivano di casa perché non sentivano la necessità di interagire in altro modo con le persone. Quello diventa un impoverimento invece che un arricchimento. E questa dinamica può arrivare a coinvolgere anche relazioni di coppia? Avviene anche nelle relazioni di coppia, sì. Ci sono dei casi, chiaramente un po' meno, nel senso che la relazione di coppia comporta anche in adolescenza tutto un aspetto fisico di scoperta che attira un po' più del resto, ma in realtà, per assurdo, c'è molto come fenomeno. A me personalmente in terapia capita spesso questa cosa di adolescenti che in realtà hanno delle relazioni puramente virtuali, magari non si tratta di live in quel caso, si tratta di videochiamate piuttosto che di chat, ma che dal vivo non si incontrano, magari per lunghissimi periodi. Ci sarebbero molte cose da dire al riguardo, ma andiamo oltre, perché il boomer che c'è in me si chiede se i contatti, i follower, siano ritenuti dei veri amici. Ascoltiamo il parere di Cesare e Letizia. Sono comunque persone che hai incontrato nella vita reale più o meno, o persone che non conosci ma potresti conoscere perché sono della tua zona, cioè non sono estranei o persone che è impossibile da reputare amici. Però non so quanto tu possa reputare amici magari dei tuoi follower con i quali magari ti sei scambiato due parole in un giorno, o magari non ci hai ancora mai parlato, però dici, vabbè, ci seguiamo, quindi siamo amici. Secondo me è una cosa che non gira. Secondo me un'amicizia nata, cresciuta e che continua a vivere solamente sui social può essere reputata tale, però non può essere paragonabile ad un'amicizia invece concreta. Questo perché tramite i social si può conoscere una persona, ma non veramente, non la si può conoscere al 100%. Questo mi conforta. Però se i follower non sono amici veri e propri, perché comunque si dedica loro tutta questa attenzione, tutta questa importanza? L'importanza ai follower noi ragazzi la diamo inevitabilmente, perché più gente ti segue, più significa che sei il migliore, magari sei il più simpatico, no? Perché se ti seguono tante persone ci sarà un motivo, sei il più bello, sei il più simpatico, vuol dire che tu hai tante qualità. Magari c'è il tipo che si atteggia, che fa, io ho 2000 follower, tu quanti ce n'hai? Solo 500, capito? Secondo me i social o i profili social sono un po' il biglietto da visita oggigiorno. Io penso che i social molto spesso vengono usati per far vedere non quello che piace a me, ma quello che può piacere alle persone. Io voglio piacere, però non faccio vedere quello che a me piace realmente, ma quello che piace alla massa, e cerco così di accrescere, no, anche la mia autostima, perché alla fine molte persone vedono i follower come crescita della propria autostima. Ah, mi seguono quei 5.000 follower, allora sono un grande, wow, sono potente. I social, secondo me, hanno fomentato molto la paura di rimanere soli e anche il desiderio di appartenere ad un gruppo. Perché vedendo sempre persone circondate da tanti amici, vedendo solamente il lato perfetto della vita altrui, inizi a vedere i lati negativi della tua stessa vita. E quindi senti questo desiderio di avere tanti amici, di avere tante cose.
C'è un grosso legame, quindi, tra autostima e rete sociale, che è composta non solo di amici ma anche di semplici follower. La rete sociale dà sicurezza, in qualche modo. Chiara, è così? A volte gli adolescenti fanno delle live in cui non fanno niente per compagnia. Per avere compagnia, per condividere dei momenti di vita quotidiana, ma non con un intento di intrattenimento, ma semplicemente proprio come antidoto anche alla noia. La generazione nuova non è tanto abituata ad annoiarsi e questo, diciamo che non è necessariamente un aspetto positivo, perché anche la noia deve essere qualcosa che va inserito nella vita, bisogna imparare a tollerarla ed eventualmente a uscirne in una maniera costruttiva. Gli adolescenti di oggi, di fronte alla noia, scrollano le piattaforme varie, attivano una live e in men che non si dica si ritrovano a parlare con qualcuno, a chiacchierare con qualcuno. Questo sicuramente, per esempio, durante gli anni del Covid è stato fondamentale, mi viene da dire, cioè non vorrei demonizzare questa cosa assolutamente. Secondo me il rischio è semplicemente quando si sostituisce al resto, ma se va insieme è uno strumento che può essere anche fondamentale, ecco. Le domande da boomer non mi mancano, quindi procedo con un'altra. L'abitudine ad avere una connessione continua può avere effetti collaterali? Questa abitudine può dare dipendenza, nel senso che disimparo a trovarmi da solo, per cui in un qualsiasi momento in cui non sto interagendo con qualcuno sento la necessità di attivare una live piuttosto che utilizzare in altro modo le piattaforme per non sentire la solitudine, che è una cosa comunque oggettivamente difficile da sopportare, soprattutto in adolescenza, ma che proprio perché nella vita è necessaria, è importante che si impari nel corso del tempo anche a gestire la frustrazione della solitudine. In tutto questo sarebbe importante trovare dei modi per aiutare i ragazzi ad essere più consapevoli. Sarebbe fondamentale che i genitori o le scuole facessero un'educazione all'uso degli strumenti, all'utilizzo delle live, perché chiaramente appunto ci sono ragazzi anche molto giovani che entrano in possesso di telefoni e di piattaforme social, per cui non ci si può aspettare che abbiano in mente tutta una serie di conseguenze e tutta una serie di pericoli, perché li ignorano giustamente rispetto all'età che hanno. Quindi senza terrorizzare nessuno, però fare presenti quali sono i rischi, non in maniera paternalistica, ma semplicemente della serie: hai questo strumento in mano, sappi che ci sono questi vantaggi, sappi che ci sono questi rischi, utilizzalo nella maniera più corretta per te. Chiudiamo la puntata con una buona e una cattiva notizia. Quella cattiva è che spesso noi adulti non conosciamo a fondo i social network, la tecnologia, e quindi siamo in difficoltà nel guidare e sostenere i più giovani. La buona notizia è che il mondo di internet lo possiamo imparare a conoscere meglio. E anche oggi abbiamo provato a fare la nostra parte. Boomer si nasce è una serie podcast di Trentino Film Commission ed Educa Immagine, in collaborazione con Cora Media. Scritta e raccontata da Luca Ferrario, con il supporto redazionale di Marta Mastropasqua e Fosca Leoni. I fonici di presa diretta sono Andrea Garofalo ed Emanuele Moscatelli. Il fonico di studio è Luca Possi. La supervisione del suono e della musica di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Andrea Girelli. Il producer è Marco Paltrinieri. La cura editoriale è di Graziano Nani e Francesca Bottendi. È un'iniziativa realizzata nell'ambito del Piano Nazionale Cinema Immagini per la Scuola.